Questa sera tocca a me, Maurizio, mi hanno in Ciao qualche Marco. modo tirato dentro al saluto iniziale. Allora, se non sbaglio, dopo un interlocutorio giro di saluti e dopo le raccomandazioni del caso, quindi condividete, postate, scrivete i commenti, mi raccomando, il buon Gus fa una roba del genere. Amici di Radio Grok! Sì, Eccoci, sì. benvenuti. Va bene? Facciamo così. Allora, benvenuti, grazie a Maurizio Mattioli che è con noi. E Ciao Marco, ciao a tutti. stiamo aspettando fiduciosi l'ospite di questa sera. Grazie. Come al solito ci sono, poi in questo momento siamo tutti un po' soggetti a variabili e ci sono dei piccoli inconvenienti tecnici. Adesso verifichiamo. Riccardo sta lavorando nell'ombra, però io ne approfitto, sono contento di questa pausa in qualche modo, perché Maurizio volevo spiegare quello che ci diciamo da tanto tempo, no? Per carità, io sono contentissimo di quello che stiamo facendo e se mi capitasse di intervistare il campione dei campioni, non mi tirerei assolutamente indietro, è ovvio, però volevo cercare di spiegare perché noi ci teniamo così tanto a raccontare storie di calcio come quella di Stefan Zweig. Beh, innanzitutto perché questi sono veramente i calciatori, consentimi, del popolo, no? Cioè della gente, quelli che hanno fatto gavetta, quelli che hanno lottato su tutti i campi, partendo dai dilettanti, arrivando addirittura alla Serie A, poi nel caso di Zweig vedremo con grandi meriti in Serie B. E poi anche perché hanno testimoniato in una carriera molto lunga l'amore per questo gioco, no? Quindi sono storie con la S maiuscola. Approfitterei, Maurizio, anche per definire in qualche modo la sua, no? Visto che abbiamo questi minuti di attesa, se vuoi sintetizzarla per chi ci ascolta. Sì, beh, noi stasera siamo in attesa, se rispetta alla parola data, avrà avuto qualche inconveniente, siamo in attesa appunto di scambiare delle chiacchiere, fare una diretta con Stefan Zweig, la cui caratteristica, diciamo, la sua peculiarità, il suo titolo principale è quello di essere il re dei bomber all time della Serie B. Perché ha segnato in tutta la sua carriera nella serie cadetta 135 reti e quindi comanda questa speciale classifica con una lunghezza di vantaggio su Caccia che la segue a quota 134, poi Caracciolo 132 e via via discorrendo. E quindi ci sia una figura che ci ha sempre incuriosito, al di là del fatto che a me personalmente ha fatto, come dire, esultare per ben 28 volte, perché visto il mio tifo per il oltre che per l'Imperia, che mi vede quindi ai microfoni sempre in Radio Grok, il mio tifo nelle categorie professionistiche è quello per il Napoli, e quindi lui fa segnato 28 reti in maglia azzurra, e quindi 28 volte gli sono grato per l'esultanza che mi ha provocato. Ma al di là di questo aspetto personale, a noi, vero Marco, siamo sempre stati incuriositi anche a queste figure di atleti che eccellono in una categoria e che non si sa perché, per quale scherzo del destino, non riescono a compiere poi il salto nella categoria superiore, sebbene ne avessero avuto sempre tutti i mezzi, perché io non ho il minimo dubbio che se avesse avuto le sue chance in Serie A sarebbe stato un attaccante da 10-12 reti a stagione. Un ciccio caputo. Esatto. Come adesso si dà un po' più di fiducia a chi viene dalla B, anche che so, il Donnarumma del Brescia, quest'anno mi sembra che avesse incominciato abbastanza bene la stagione, ed era un bomber tipico da Serie B che però ha avuto la sua chance. A lui è stata negata, e la domanda principale che gli volevo fare è perché, nel senso che specialmente quando arrivò a Napoli e portò il Napoli a fondi reti in Serie A, perché
non lo confermarono. Questo è un tarlo che ho da 20 anni e vorrei Allora, che. ce le segniamo, ci segniamo anche la prima domanda che ci arriva dai nostri amici che ci seguono. Saluto Diego Della Vega, come si fa a dimenticare Zorro d'altronde, che ci chiede come fa uno a diventare calciatore partendo da Bolzano. Questa ce l'eravamo già Sì, chiesto, no? bravo, Dobbiamo sì, era. essere, dico, Esatto, una erano chiave dei di nostri volta. appunti. Sì, erano, perché di solito da quelle zone provengono atleti di discipline invernali. Ecco, avevo fatto un po' di mente locale su chi, almeno negli ultimi tempi, abbia giocato nelle serie professionistiche a calcio venendo dall'Alto Adige. Mi è venuto in mente soltanto Fischnaller che ha giocato adesso attualmente al Catanzaro in Serie C, che però ha diverse esperienze in Serie B, forse anche con l'Under 21 italiana. Ma sono proprio, vedi, non me ne vengono in mente altri letteralmente. Ho visto che in Trentino Alto Adige c'è Fiamozzi, difensore ex Genoa, adesso non so dove sia, però lui è un Era trentino. transitato da Lecce, poi è tornato in Serie B, però sì, non è una fucina di talenti. Poi, tra l'altro, non è magari, glielo chiederemo, spero, ma non è magari il suo caso, però quando un giocatore segna sempre, ma rimane per tanti anni nelle categorie inferiori, uno dice un po' che la fortuna sia un fatto di geografia. Possiamo crederci in qualche modo, magari non solo di geografia, magari anche di storia personale, di storia familiare, sai, nel calcio le raccomandazioni, le conoscenze, chi lo Il sa, perché lui, procuratore giusto. questo è un ragazzo che ha sempre segnato, abbiamo fatto i calcoli, ha fatto 300 gol in tutte le categorie, dai dilettanti alla Serie A, dove comunque ha esordito e ha segnato, eppure è stato una meteora in Serie A. Ma il più forte, o comunque quello che ha segnato di più degli attaccanti di quegli anni, stiamo parlando della fine degli anni 90 e degli anni 2000, in Serie B. Cioè, non è che sia stato uno che, faccio l'esempio di Lapadula, no? Fa un anno 30 gol e poi. No, questo ha fatto sempre gol. Cioè, nonostante cambiasse aria, poi si è fidelizzato al Vicenza ed è diventata una bandiera Vicenza, però questo andava in una serie. In genere la B andava in una squadra e segnava, faceva il suo lavoro e segnava. Tra l'altro amato dalla piazza in cui giocava, no? Ha lasciato il segno ovunque praticamente, almeno forse a Torino, ecco, l'ha avuto, che tra l'altro perché ha giocato poco, faceva la riserva di Ferrante, se non mi ricordo male, però comunque ha vinto il campionato anche a Torino in Serie B, e poi Torino va in Serie A e non viene confermato anche dal Torino, dove comunque ha fatto 8 reti, anche giocando part-time, quindi non è che ha fatto la comparsa, ecco, ha lasciato il segno in qualche modo anche lì. E Abbiamo un altro quindi, trentino, abbiamo un altro calciatore ecco, che veniva dal bravo, bravo, è Trentino. vero, Pinamonti, giusto, grazie del consiglio, dell'indicazione. Prende il testimone, no? Perché è giovane, promettente, quindi speriamo che gli vada meglio di Fischnaller. Sì, Sicuramente ha i numeri. Scusa Maurizio, ti ho interrotto. no, diciamo che quindi anche a Torino. Vince il campionato di Serie B, il Torino arriva in Serie A, lui magari dice finalmente mi gioco la mia chance e viene venduto al Vicenza, dove poi da lì non se ne va più e mette le radici, anche perché poi lui appunto è arrivato tardi. Notare, ecco, la Serie A se l'era conquistata con il Venezia Sì. e lì aveva vinto il campionato di B, poi va in Serie A. Segna 2 reti nel girone d'andata in 14 presenze. Poi è arrivata la chiamata del Napoli che probabilmente ha giudicato come irrinunciabile, ecco, sia come piazza, probabilmente anche come ingaggio. Ci Però. sta anche Maurizio. Che l'attaccante che segna tanto in B, tornando in B o comunque rimanendoci in altre circostanze, guadagni di più, per esempio, no? Cioè, immagino che Napoli, così come il Torino, avessero investito molto su di lui proprio perché sapevano che poteva fare la differenza in Serie B.
Sì, sicuramente sono quelle figure che poi accettano magari anche il cambio di categoria perché sanno in una determinata categoria di poter fare la differenza. Però sono sicuro che se verrà ai nostri microfoni, come ci auguriamo, ci confesserà di avere un po' questo rimpianto di non aver potuto, di essersi potuto giocare più di tanto le sue chance in Serie A, cioè un po' più di Serie A l'avrebbe fatta volentieri. Magari non avrebbe barattato i suoi 135 gol in B, che l'hanno reso comunque per ora un immortale della categoria. Però magari, che ne so, poteva Sì, perché barattarlo con qualcuno di quelli in C1 e C2 che ha fatto. È una partita. poi tra l'altro dovete sapere, cari amici, che in Serie B ci sono diversi giocatori che negli ultimi anni hanno fatto di tutto per togliergli lo scettro del re dei bomber di Serie B. Caccia ha racimolato vari contratti anche da gennaio a giugno con squadre ultime in classifica proprio per cercare di fare quei due gol che gli mancavano. E Caracciolo è rimasto al Brescia per lo stesso motivo, cioè effettivamente il fatto di essere quello che ha segnato di più di tutti in Serie B ti fa Sì, ricordare sì. dall'almanacco, dallo sportivo, dalla trasmissione, dal giornalista. E lui ormai vado a memoria, anzi controllo, 2008, sono 12 anni che ha smesso di giocare a pallone, continua a essere quello che ha segnato più di tutti in Serie B. Sì. Cacci è arrivato a una marcatura da lui. Sta cercando. Adesso cos'è? Cacci è un 83, quindi ha 37 anni, adesso poi con questo stop non troverà squadra, perlomeno se la stagione dovesse riprendere, magari chissà se poi avrà voglia, magari ce l'avrà, ma chissà se troverà qualcuno a dargli disposto a dargli fiducia quando, Dio volendo, si potrà ripartire con la stagione 2020-2021. Sono quasi convinto che farebbe anche un contratto a gettone, segno due gol e Guarda, poi saluto la compagnia. tu ti ricorderai, Maurizio, che io raggiunsi telefonicamente Caccia grazie a un amico che Sì, era e un ospite del bed and suo breakfast di Piacenza. e Ricordo bene anche per glielo legami chiesi. con quella città lì. Esatto, glielo chiesi, lui disse, a parte ringraziò per l'interesse alla sua sfida a SWOC. Disse candidamente: io sono tornato qua anche perché il Piacenza quest'anno spero che vada su e sono già d'accordo che mi confermano. Io tiro due rigori e sono a posto. Piacenza, vi ricorderete, l'anno scorso andò molto vicino al salto di categoria, no? Perché fece un bellissimo campionato e giocò fino all'ultimo nei playoff per il salto in cadetteria. Non ci riuscì e ancora una volta la maledizione di Caccia. Che non riesce a, in questo caso, tornare in altre circostanze, era segnare giocando già in Serie B. La maledizione di Caccia continua. E così per gli altri, per Caracciolo che ha tre lunghezze, che gioca ancora in Serie C, però anche egli è un po' in là con gli anni e via discorrendo, no? Quindi diciamo che noi abbiamo messo sul tavolo quelli che sono gli argomenti, poi ne dico un altro di cui non abbiamo fatto in tempo a parlare. Maurizio, a livello caratteriale, un calciatore che finisce dopo tanti anni vestendo la stessa maglia, nel caso di Swock, quella del Vicenza, comincia avendo un incarico in società, non ricordo quale, e poi dice addio al mondo del calcio, di fatto fa il promotore finanziario. È uno a cui io chiedo perché, cioè mi viene da dire, io non so se si è lasciato bene o meno, ma che in qualche modo quel mondo lì, che da giocatore ha vissuto per 25 anni, non gli avesse dato quello che si aspettava dopo. Ecco, quindi questo era l'altro tema che volevo Sì, però affrontare. fa anche l'opinionista di DAZN, della Serie B. Lui segue una seconda voce della Serie B, quindi su quello sarà molto ferrato, chiaramente. Un campionato che a noi ha sempre, diciamo, affascinato, ma come tutti, diciamo, come la Serie A, come l'eccellenza. Speriamo l'anno prossimo di appassionarci alla Serie D, della quale quest'anno non ci occupiamo, cioè almeno da anni che non ce ne occupiamo.
però la bici ci stuzzica perché racconta tante storie interessantissime, sempre sotto traccia, poco sotto le luci dei riflettori, ma che rivelano vere e proprie chicche. E quindi sì, il suo è un disimpegno, ma soltanto parziale, ecco, dal mondo del calcio, cioè ha preso un'altra strada, ma continua comunque quantomeno a seguire almeno il campionato di B come opinionista di DAZN. Poi, ovviamente, l'attualità, è un altro tema, volenti o nolenti, quindi ne approfitto per scambiare due opinioni con te, lo Sì, chiediamo ci anche sarei a arrivato. Stefano. Ovviamente, tutti siamo curiosi, ma soprattutto ansiosi in qualche modo, di capire come si andrà avanti, nel senso che lo sport, il calcio muove tanto sia a livello sociale che a livello sportivo. Lo sport è fermo. Questa fase 2 prevede una serie di riaperture che ovviamente non considerano in primo luogo l'istanza sportiva, perché ci sono delle urgenze sociali, economiche, però in qualche modo anche il calcio, anche lo sport fa parte di un pacchetto di interesse comune e di, consentimi, importanza comune. Quindi anche gli addetti ai lavori immagino siano in attesa di capire, perché poi alcune federazioni si sono espresse all'estero, si sono chiusi alcuni campionati, altri tornano invece ad allenarsi. Ovviamente tutto fa discutere in questo periodo. Noi siamo pacati. Siamo molto pacati, quindi non stiamo a sottolineare quale sia l'opzione migliore, ovviamente, però siamo ansiosi. Maurizio, ti salutano. Ciao Francesco! Siamo ansiosi di capire in che modo e quando lo sport, il calcio che fa da volano anche per gli altri sport, potrà ripartire. Ma sì, noi Marco ovviamente siamo molto in modo molto interessato alla finestra. E ovviamente non viviamo nell'iperuranio, quindi sappiamo bene il contesto e la situazione e siamo i primi a pensare che ogni decisione debba essere tarata tenendo conto dell'interesse primario della salute. Al tempo stesso, più volte io e te ne abbiamo parlato, diciamo, in privato, anche con comuni amici. Cioè cerchiamo forse di rifuggire però da considerazioni di carattere etico-morale, nel senso che apprezziamo poco quella linea di pensiero secondo la quale lo sport, non il calcio, o comunque lo sport, non dovrebbe riprendere per motivi etici, perché pensiamo alle bare di Bergamo, perché pensiamo alle persone in terapia intensiva, perché comunque, come dire, non le fermandoci, non è che non voglio fare un discorso cinico, ma fermandoci non le riportiamo in vita queste persone. Attenzione Maurizio, ti devo interrompere, scusa, Oh. è un argomento importante, ma dobbiamo salutare Stefan. Ciao, ciao a Stefan, tutti, buonasera, buonasera. ciao. Mi ero Possiamo? spaventato per un attimo, ho detto sono entrato nella chat sbagliata. Pensavo che parlavano. Mi fa ridere da mia moglie, sono entrato nella chat sbagliata. Invece ce l'ho fatta, ce l'ho fatta. Buonasera a tutti. No, buonasera Buonasera e Stefano. grazie mille per il tempo che ci dedichi. Ma è un piacere, è un piacere. Io cerco di condensare, Riccardo, in 35 secondi quello che ci siamo detti aspettando Stefan. Noi cosa ci siamo detti? Essendo che amiamo tanto il calcio, a noi piace raccontare le storie di calcio e mai come questa sera mi sembra di avere qui con noi una persona che è una vera e propria storia di calcio, perché Stefan Svocca è una persona, Maurizio poi magari ci darà i numeri, che ha masticato i campi per 25 anni, ha fatto gol in tutte le categorie, è quello che ne ha fatti di più in Serie B, 135,
E quindi, come dire, è veramente un ponte fra il 1990 e l'attualità per quanto riguarda il calcio. Quindi grazie, chiederei a Maurizio di ricordare le cifre velocemente. Sì, beh, io sono, caro Stefano, io sono un po' lo statistico della trasmissione, di solito introduco i personaggi, gli ospiti con i numeri. E allora, in Serie B hai segnato, posso dare del tu, grazie. Hai disputato 380 partite segnando 135 gol, così ripartiti 8 col Ravenna, 17 col Venezia, 28 col Napoli, 8 col Torino, 74 con il Vicenza. Sommando anche le presenze in Serie A e i gol in Serie A, 14 e 2, più quelle in C1 e C2 e quelle in Coppa Italia, abbiamo un totale. Da queste cifre rimangono fuori le categorie, diciamo, di semi, cioè dilettantistica, l'interregionale dell'epoca. Il totale ammonta a 682 presenze e 260 reti. Ma la peculiarità principale è data dal fatto che sei il primatista all time della Serie B, e questo primato rimane in vigore, diciamo, da 11 anni, da quando hai smesso. 135 reti, una in più di Daniele Caccia, 134, e Caracciolo, 132. Questo è il podio. Ora, diciamo che Caccia non ha formalmente ancora smappeso le scarpe al chiodo, è un'insidia, diciamo, però il duello è bellissimo, e comunque da 11 anni a questa parte sei su questo gradino più alto del podio. E quindi, insomma, noi che raccontiamo storie non per forza dei personaggi che sono sulla bocca di tutti quanti perché hanno vinto palloni d'oro e quant'altro, siamo onorati di ospitare comunque un calciatore che nella categoria di Serie B è il numero uno assoluto, e quindi siamo male. E poi, Stefano, ti devo svelare subito un altarino. Due di noi fanno, da chi da più anni, chi da meno, il fantacalcio di Serie B. Da intenditori, È una cosa che io non ho mai fatto, ci ho provato 2 anni fa, perché vedendo i miei colleghi di lavoro, vedendo i miei figli che impazzivano per questo gioco, ci ho provato. Sono durato 3 mesi e mezzo, 4, e ho mollato, non ce la facevo. Troppa roba da star dietro, le formazioni, anticipi, posticipi. Non mi ha preso, non mi ha coinvolto. Già. Però, sai, penso di essere io quello strano, perché con tutti quelli che lo fanno e ci parlo diventano tutti matti. Gale, mi permetti di dire due parole? Innanzitutto buonasera a tutti. Questa sera abbiamo iniziato un po' così, con ovviamente ringrazio Gale, ringrazio Maurizio per averci intrattenuto, dove hanno parlato di Stefan in tutte, diciamo, le salse mentre eravamo qui che siamo andati in onda. Ringrazio Stefan Schwok, perché comunque mi ha risposto quando l'ho contattato di buon grado, e anzi lo ringrazio ancora per essere qui stasera. E volevo subito, Stefan, farti una domanda. A te non è che Imperia sia proprio una città che non ha idea di dove sia e di cosa si faccia, vero? No, la conosco molto molto bene, perché ci ho passato almeno 6-7 anni della mia infanzia, da quando avevo 7-8 anni fino ai 13-14, perché ho ancora lì, non li vedo più perché poi li ho persi di vista, parenti dalla parte di mia nonna, e che i miei genitori andavamo lì a fare le vacanze, e mi ricordo questi gradini, 1000 gradini per andare in spiaggia, perché noi abitavamo sopra dove c'era una tipo di chiesa in cima. Il Duomo? È il Duomo, e mi ricordo che c'erano da fare tutti questi gradini per arrivare al mare, me li ricordo benissimo. Nel tragitto ci fermavamo anche a prendere i panini e tutte le cose per andare in spiaggia, perché un mio zio aveva questo alimentari abbastanza grande, ricordo, e poi andavamo a passare la giornata in spiaggia. Mi ricordo c'era il Lido d'Oro, può darsi? Spiaggia d'Oro, chissà quante volte ci saremmo visti, visto che... Mi ricordo, visto che...
io mi ricordo che le spiagge d'oro era quello bello, io ero quella bianco, quella libera, più verso Bagni Manè libera. Forse spiaggia libera, ok, sì sì, quella mi ricordo che lì a Imperio proprio ho imparato a nuotare, perché quando ero piccolo mio padre di fronte, e se non mi ricordo male, c'era il molo in mezzo, la spiaggia a destra e il molo dove c'erano le navi a sinistra, gli scogli, sì. No? Perfetto. Mi buttò là dentro per imparare a nuotare e mi imparai a nuotare. Avevo l'alternativa, o annegavo o imparavo a nuotare. Ho imparato a nuotare, fortunatamente. E poi mi ricordo che nell'anno che io ero ragazzo, a Imperia, e poi ne parlai con lui anche a suo tempo quando un po' ci siamo conosciuti, con Antonio Cabrini, venne a fare una partita in un campo... A Giuseppini. Come? In un oratorio. Ma pensa. C'ero. Facevano il torneo dei bar, estivi, ci giocò Gerd Müller, ci giocò Cabrini, ci giocarono dei giocatori importantissimi. E io vabbè, oggi abbiamo anche noi. Vedi, che mi ricordo. Beh, che bello, io che andato, bello. Allora io faccio come sono al bar, mia moglie mi ha fatto il caffè, bevo. Così resti sveglio mentre noi parliamo. No. Mentre ti aspettavamo, ci sono già arrivate delle domande. Sai qual è la prima, che secondo me è carina, è questa: come si fa a diventare calciatore nascendo a Bolzano? Beh, mio padre era appassionatissimo di calcio e dunque lui è stato il primo ad attaccarmi questa passione, e perciò sin da piccolo non ho mai messo gli sci. Io la prima volta che ho sciato avevo 30 anni, ho messo gli sci allo snowboard, poi ho iniziato a sciare dopo. Ho iniziato con lo snowboard, però da piccolino avevo mio papà che era appassionatissimo di calcio, e allora mi ha attaccato lui questa malattia che poi fortunatamente col passare degli anni è diventato il mio lavoro. Stefan, tu hai passato diversi anni a fare, come dire, la gavetta, no? A giocare nelle categorie inferiori, e noi diciamo spesso che nelle categorie inferiori ci sono dei giocatori molto forti, tu sei uno di quelli che è arrivato da lì. Come mai ci hai messo qualche anno? Perché geograficamente quella zona è meno vicina a realtà importanti? No, no, non per quello. Tanto la gavetta l'ho fatta proprio tutta, non ho salvato neanche una categoria, l'ho fatta proprio tutta, dall'interregionale, le ho fatte tutte. Ma sai, a volte non te lo spieghi, no? Perché uno quando gioca in qualsiasi categoria, io la penso così, che tu giochi in promozione o giochi in Serie A, la passione deve essere quella, la voglia deve essere quella, solo che quando diventi un professionista diventa anche un lavoro, no? E non puoi più trascurare niente. Però io qualsiasi categoria l'ho fatta col massimo impegno, cercando di conquistare quella sopra. E io lo sapevo che dalla C2 per andare in C1... oppure dall'interregionale a passare in studio, non mi rimaneva una cosa: far tanti gol, vincere il campionato, e se non lo vincevo con la mia squadra, da potermi mettere in mostra per categorie superiori con altre squadre. E così ho sempre fatto. Dalla C2 sono salito in C1 con Livorno, poi con Ravenna, poi sono andato a Ravenna, ho vinto il campionato di C1, siamo andati in B, sono passato a Venezia, da Venezia sono passato in A, poi sono andato a Napoli, ho rivinto la B, sono andato a Torino, ho rivinto la B, e poi ho finito a Vicenza. Però sai, si devi mettere in testa per i ragazzi, ma tutto è possibile quando tu fai qualcosa con passione e non ti fai scoraggiare dalle prime difficoltà. È anche vero che bisogna dire ai ragazzi che si può vivere anche senza calcio, e chi non fa il calciatore professionista non è che è un fallito. Io penso che l'importanza di fare l'idraulico, di fare il bianchino, di fare, non so, l'insegnante, ha la stessa importanza di fare il calciatore. Noi siamo stati più fortunati perché abbiamo fatto un lavoro che innanzitutto era la nostra passione da bambino, ti ha permesso di fare un tenore di vita, ti ha permesso di star bene. Però l'importante è che tu quando fai qualcosa lo fai convinto e che ti dia soddisfazione, perché uno non può fare un lavoro se non gli dà soddisfazione, perché diventa difficile da fare. Però
sono di quelli che pensa che i calciatori tutti siano non dico privilegiati, perché anche fare il calciatore ha i suoi lati negativi, hai poca privacy, non hai giorni liberi, quando i tuoi amici stanno in ferie che possono andare a divertirsi, tu la domenica giochi, però sono molti di più i lati positivi. Però dico, quando ogni persona fa quello che le piace e lo fa con rispetto verso il prossimo, è a posto. Ecco, una cosa che ha contraddistinto la tua carriera, l'hai detta, no? Venivi, cioè, arrivavi in un posto e vincevate il campionato. Ma poi ce n'è un'altra. Do la parola a Maurizio perché lui tifa per il Napoli e quindi, insomma, ma te andavi in una città e conquistavi la piazza. Cioè, al di là del fatto di Vicenza, dove sei diventato un idolo, una bandiera, però in generale uno di quelli che, come dire, fa gol. Ma poi non passa inosservato, cioè la gente sentiva quello che dava in campo. Guarda, posso intervenire? A Napoli hai avuto un impatto, lo sai benissimo, devastante, e sei nei cuori ancora della tifoseria da 20 anni, perché tra l'altro ho visto anche che sull'account, sul sito Facebook, la pagina Facebook ufficiale del Napoli, l'altro giorno c'era una marcord dedicata a te e sono arrivati commenti tutti di riconoscenza e di affetto. E nonostante un anno e mezzo soltanto, perché ci sono giocatori che sono stati anche più a lungo di te, ma non hanno lasciato questa traccia. Tu sei a livello, ora lasciamo perdere colui che sta proprio lassù e neanche lo nomino, perché diciamo, ma sei a livello dei Giordano, dei Careca, parlo di come affetto, sei a livello degli immortali, degli invincibili. Del Napoli degli scudetti, e in fondo hai vinto la Serie B, non è che hai vinto la Coppa UEFA o il campionato. Guarda, poi adesso voglio, ma sei presentato fin dall'inizio. Adesso voglio fare un sentitemi proprio un ricordo familiare, un aneddoto, no? Allora, 6 gennaio 1999, io ero all'Epifania, ero all'estero in vacanza, no? Non c'erano gli smartphone, non sapevo nulla, però faccio una telefonata così in famiglia, a casa, ai miei genitori per dire sto bene, come va, eccetera, no? Mi risponde mio padre a casa, neanche mi chiede come stai, tutto bene il viaggio, mi dice: "Oh, abbiamo un grande schwock!" Ed era stato, ma me lo ricordo fin che campo sta cosa, era stato il tuo esordio in Napoli-Lucchese 2-1 e avevi segnato il gol della vittoria, giusto? E ti eri Sì, certo. presentato quindi fin da subito alla grandissima. Quindi io penso che tutto questo sia legato, oltre alle doti tecniche, anche perché comunque hai avuto sempre un atteggiamento di generosità, perché poi a Napoli se ne accorgono di chi dà tutto e chi tira indietro la gamba. Quindi è chiaro, i 22 gol, ma anche tanto cuore, ecco, voglio dire, penso che questo sia anche alla base dell'affetto che la piazza ancora nei tuoi confronti, o sbaglio? Guarda, Napoli è una parentesi un po' particolare, no? Perché, come dico sempre io con tutti gli amici che ho giù, Napoli è una piazza che tu, è una città che tu vai, o te ne innamori oppure non ci puoi stare. Una via di mezzo è difficile a Napoli, no? Se no sopravvivi così. Io ho fatto un esempio una volta in un'intervista che ho detto come benvenuti al sud, no? A me è successo con la famiglia che voleva andare, doveva andare, non ci voleva andare, poi quando dovevamo andare via, è successo il patatrac. Però è un amore difficile, no? Da spiegare, perché ti dicevo sin dai primi momenti a me è piaciuta la città, è piaciuto il modo che hanno loro di affrontare i problemi, il modo che hanno loro di vivere. A me piace da matti, quella è la città che io prediligo e ci vado spesso ancora adesso, ci vado tutti i giorni e devo dire che tutti i giorni, tutte le settimane, e devo dire che a mio avviso, come ho sempre detto, ho ricevuto molto di più e sto ricevendo molto di più di quello che io ho dato, sto dando, perché quando io scendo a Napoli,
mi sembra di essere un giocatore del Napoli, perché vengo fermato in tutte le piazze, in tutti i ristoranti, in tutti i bar, mi fermano per strada. Racconto un aneddoto: una volta portai giù mia suocera e gli dissi, dai, andiamo giù, che non aveva mai visto Napoli, no? La porto giù e inizia a vedere un po' che come mi trattano. A un certo punto stavamo attraversando la strada, si è fermata una macchina in mezzo alla strada, ha fermato il traffico, è sceso, facciamoci una foto con tutta la colonna dietro, è sceso, ha fatto la foto, ha abbracciato e se n'è andato via. Napoli, come dico io, è una piazza che vive calcio 24 ore su 24, minuti, secondi su secondi, vivono solo di calcio, è una piazza incredibile, una piazza che quando tu giochi in uno stadio come San Paolo, quando tu difendi i colori di una città da 1,5 milioni di abitanti, è come se tu giochi al Real Madrid, al Barcellona, al Milan, alla Juve, cioè è una piazza impressionante, con delle soddisfazioni, con delle pressioni altrettanto forti, però ho sempre detto che se tu vuoi fare il giocatore a certi livelli non ti puoi spaventare delle pressioni, sennò devi giocare in piazze che te ne danno meno, ma ti danno anche meno soddisfazione. Ma perché io a distanza di 20 anni ho questo tarlo? Vinci il campionato, segni 22 reti, trascini la squadra in Serie A e poi non vieni confermato. Perché? È incomprensibile ai nostri occhi. Ci sarà qualcosa dietro che magari ci puoi spiegare, se non entriamo troppo nei segreti. No, diciamo. Non c'è niente da nascondere. Cioè, il tarlo è rimasto dentro di me per tanti anni, no? Per non dire arrabbiatura o nervosismo o delusione. Però dopo, quando diventi grande, quando inizi a affrontare le cose in maniera diversa, con altre prospettive, riesci a capire anche cosa è successo. Purtroppo il Napoli in quel periodo là stava iniziando, secondo me, ad avere problemi economici. Aveva un giocatore di 31 anni, che era il sottoscritto, che aveva un sacco di richieste. Il Torino mise sul piatto 11 milioni di euro, 11 miliardi all'epoca, miliardi e qualcosa, e per una società erano soldi importanti, era anche perché per quella cifra era difficile dar via un giocatore della mia età. Il Torino li pagò, allora, anche perché io andai via da Napoli, facciamo conto, andai via lunedì, passai in sede, siccome non mi rinnovavano il contratto, mi sembrava strano, dissi, ma no, non ti preoccupare, vai tranquillo a casa, poi tra una settimana o due ti richiamiamo, vieni qua, fai il contratto, figure, siamo sicuri? Sicurissimi che tu rimani in Napoli, cosa vuoi? Qua ci ammazzano se diamo via te, stai scherzando? Mi ricordo che andai a casa e ne ero convinto, perché nel calcio quando dicono sicuro vuol dire che è il contrario. Difatti dopo 3 giorni mi chiamo il mio procuratore, mi dice, guarda, sei stato venduto al Torino. E per me fu una brutta notizia, perché speravo davvero finalmente di aver riconquistato la Serie A in una piazza importantissima come Napoli. Mi sarebbe piaciuto poterla anche disputare, no? Però sai, nel calcio è così, non bisogna guardarsi indietro, ognuno fa le sue scelte. Poi io ho sempre avuto un difetto, anche perché io avevo un anno di contratto, sarei potuto rimanere, però ho sempre nella mia carriera, mi ero sempre, diciamo, giurato, tra virgolette, che quando non mi sarei sentito voluto al 100% da una società, non gli avrei mai messo il bastone tra le ruote, no, io mi voglio impuntare, rimango qua a costo di far casino. No, se non mi sentivo desiderato, preferivo andare da un'altra parte. E lì fu una decisione dura da prendere, perché il legame con la città effettivamente era ed è forte, ma il bello è che si rafforza ogni anno sempre di più. Ogni volta che scendo, o trovo amici nuovi, trovo persone che... Cioè, io il mio dentista ce l'ho... Io abito a Vicenza, ma il dentista ce l'ho a Napoli. Io abito a Vicenza, ma il mio sarto è di Napoli. Cioè, io ho tantissimi amici quasi fraterni a Napoli e ci tengo a dirlo, perché quando vado giù davvero mi fanno sentire a casa. Ci fa piacere, si sente col trasporto delle tue parole, ci fa piacere che insomma abbiamo potuto ricordare questo anno e mezzo e questo tuo legame con Napoli. L'altro grande legame ovviamente è Vicenza, lì sei un'istituzione, no? Tu hai deciso in qualche modo poi di abbinare il tuo nome a Vicenza nella fase finale della tua carriera.
Sì, è l'altro mio grande amore calcistico e anche di città, no? Perché io a Vicenza ci vivo, ci ho giocato gli ultimi 8 anni di carriera, ho fatto delle cose importanti e ricordo sempre che il più grande rammarico della mia vita calcistica non è quello di non aver giocato tanto in Serie A, è quello proprio di non aver vinto il campionato nella città dove mi sono fermato ad abitare e dove forse, ma sono quasi sicuro, avevo la squadra più forte per farla in assoluto, perché il primo anno che io sono venuto a Vicenza da Torino avevamo una squadra che poteva anche salvarsi in Serie A e non siamo riusciti a vincere il campionato in Serie B. Questo è un rammarico che mi porto dentro, perché mi sarebbe piaciuto nella città dove mi sono venuto a abitare avergli fatto questo regalo, perché so quanto ci tengono i tifosi del Vicenza ai colori, quanto ci tengono alla squadra, una piazza estremamente calda come può essere quella di Napoli a domenica, con uno stadio più piccolo però con una tifoseria incredibile che la domenica non ti fa mancare per un secondo il proprio apporto. Durante la settimana la vivono in maniera diversa rispetto a Napoli, ma nessuna città vive la quotidianità come Napoli nel calcio. Vicenza ti fa, stai più tranquillo, hai la tua vita. Ricordo un aneddoto che quando andavo a Napoli mi dicevano: Stefano, ma Vicenza, che hai giocato 8 anni, 7 anni, ma non ti fanno nemmeno uscire? No, guarda che io a Vicenza cammino tranquillo per strada, vado a mangiare al ristorante. E loro non ci credevano. Allora un giorno questi due miei amici li ho invitati a Vicenza e ho detto: dai, venite su a trovarmi così vi faccio vedere. Sono venuti su, siamo andati in giro per il centro, non mi fermava nessuno, mi guardava, non lo vedevo come... ma perché non ti ferma nessuno? Ma siamo andati al ristorante, la sera, il ristorante pieno, nessuno che veniva in tavola a farsi l'autografo, la foto. A un certo punto ha fermato il cameriere e gli ha detto: ma tu sai chi è questo? E lui no. E loro dicevano: ma come si fa a fare calcio così? Come si fa? E te è un altro modo per fare calcio. Però la domenica ti fanno sentire il loro calore incredibilmente. Poi ci sono i tifosi che sono attaccatissimi alla maglia, sono attaccatissimi quanto quelli del Napoli, però vivono in maniera diversa la quotidianità. Beh, tra l'altro in Vicenza è stato l'ultimo tuo rapporto lavorativo col mondo del calcio, perché quando hai finito di giocare poi sei rimasto un attimo, ma poi non hai più continuato, cioè non hai pensato magari di fare, che ne so, l'allenatore o di rimanere in altro modo nel mondo del calcio. Sì, mai l'allenatore. Io appena ho finito ho fatto il corso da direttore sportivo, difatti negli anni ho fatto il primo anno che ho smesso, ho fatto responsabile del settore giovanile a Vicenza. Poi a me non mi piaceva lavorare con i giovani, mi mancava proprio il risultato. Sai, per fare il settore giovanile dico che uno ci deve nascere. E siccome sapevo di non poter dare l'apporto, ma prima di tutto per me stesso, perché se non ti piace, come ho detto prima, quello che fai, lo puoi cercare anche di far bene, però non dai il massimo. E io volevo essere aggregato alla prima squadra, ho fatto l'esame da direttore sportivo, per 2 anni ho fatto il direttore sportivo a Vicenza, dopodiché per un motivo o per l'altro le cose non sono potute andare avanti e allora ho preso altra strada, anche perché nel calcio tu devi alzare il telefono, chiamare, dai facciamo così, poi magari ti faccio un favore, ne fai un altro, dammi una mano. Io non sono mai stato uno di disposto, diciamo, a continuare a chiedere, e allora ho lasciato lì, ho intrapreso un'altra carriera, un mio caro amico fraterno mi ha dato la possibilità di entrare a fare il consulente finanziario per Banca Mediolanum, ho fatto l'esame da consulente finanziario. Una gran fatica, però l'ho superato ed oggi faccio il consulente finanziario e il commentatore per DAZN. Allora, ho una domanda, Gale, Stefano, una domanda che arriva da un nostro amico che ci segue sempre. Qual è il compagno di reparto con cui ti sei trovato meglio? Pippo Maniero al Venezia? Beh, guarda, Pippo è stato quello che ho giocato meno in assoluto, perché io ho giocato 6 mesi, poi lui... in quel periodo là non giocava nemmeno tanto, perché non so se aveva dei problemi, non si trovava bene, non so. Poi è arrivato un altro, ho giocato meno io, poi io sono andato via. Pippo l'ho conosciuto come persona, gran persona, ragazzo disponibilissimo, ragazzo buonissimo, gran giocatore, perché aveva delle qualità davvero importanti, però ho giocato meno, diciamo. Ma io mi sono trovato bene con tutti i miei reparti, con i miei compagni di reparto, no? Ho giocato con Stellone, con Bellucci, con Margiotta, con Cossato, con Maspero, con Colombo. Non ho mai avuto
problemi con nessuno e devo dirti la verità, mi sono sempre trovato bene. È logico che poi con altri ho rapporti più stretti, tipo Margiotta, che abita qua a Vicenza come me, ci sentiamo spesso, andiamo a giocare a golf assieme. Altri giocatori, Marcolini, che ho giocato con me a Vicenza, che adesso lui ha giocato poi a Chievo, adesso faceva l'allenatore del Chievo, adesso è a casa, insomma abbiamo giocato tanti anni. Con qualcuno ho tenuto rapporti, con alcuni no, però con i miei compagni di riparto non ho mai avuto problemi con nessuno e ci siamo sempre trovati molto bene. Guarda, secondo me, posso dire, magari cioè, erano loro che si trovavano bene con Svok, secondo me, a mio modesto avviso. Spero. Cioè, a giocare, no? Spero, allora, perché, sai, poi quando tu hai un compagno di reparto, cioè io ho avuto un rapporto stupendo con Cossato, perché ci frequentavamo anche fuori, eravamo senza le famiglie, stavamo assieme, un po' con tutti, Roberto Stellone, solo che io avevo già 30 anni, lui ne aveva 19-20, perché era arrivato, mi sembra, dalla C quell'anno lì, giocatore importante, forse il più forte con cui ho giocato e che avrebbe fatto molto di più di quello che ha fatto, un po' perché ha avuto anche degli infortuni Roberto, un po' perché aveva una testa un po' troppo da ragazzo, e se capiva prima certe cose poteva fare, secondo me, una carriera importante anche in Serie A. Ecco. Poi tra l'altro ricordiamo, così, tanto perché parliamo di Super Bomber, oggi è il compleanno di Dario Hübner, che compie 50 anni tra l'altro. Grande bomber. Ti passo anche questo, grazie ragazzi per questo momento. Ritengo Svok uno dei più forti attaccanti di sempre, insieme a Cosimo Francioso, li avevo entrambi al fantacalcio di Serie B, se ne parlava prima. Che tandem! Ma Mino è stato uno degli attaccanti più forti che ho avuto di fronte, diciamo, da avversario in quegli anni là. Un attaccante incredibile, con delle qualità impressionanti. Se voi andate a vedere quegli anni là, i campionati li vincevano chi aveva davanti Mino, chi aveva davanti me, chi aveva davanti Hübner. Alla fine cambiavamo squadra, ma dopo alla fine guardavamo chi c'era lì davanti, eravamo sempre gli stessi, ma non solo gli attaccanti, anche i difensori. Cambiava la squadra, c'era Zanoncelli, lo trovi da una parte, dall'altra, erano sempre gli stessi. Alla fine gli allenatori che vincono i giocatori cambiano poco. Stefan, visto che poi appunto facevi riferimento al tuo impiego come collaboratore, commentatore di DAZN, mi fai un assist, anche se te in genere la butti dentro, in questo caso mi fai un assist per farti una domanda. Su come secondo te è cambiato il calcio che adesso commenti rispetto a quello che giocavi, cioè ad esempio c'erano sempre gli stessi, ancora oggi vale il peso specifico dell'attaccante per vincere un campionato, oppure il calcio è veramente cambiato così tanto come qualcuno dice? Allora, io intanto penso che il campionato lo vinca sempre chi ha la difesa più forte, e ne ero convinto anche allora quando giocavo io. Poi se hai una difesa talmente forte, c'è anche l'attaccante che ti fa 25 gol, hai risolto il problema e tutto va bene. Sì, l'attaccante è uno di quelli che può spostare sicuramente l'equilibrio, forse prima per i difensori era più facile difendere, nel senso che prima i difensori ti davano delle mazzate incredibili e nessuno sapeva niente, nessuno vedeva niente, perché le televisioni non c'erano. Adesso i difensori sono un po' danneggiati, gli attaccanti sono un po' più privilegiati, no? Perché se trovavi uno come me che su 10 volte lo facevi girare 8 volte, ti mettevo in crisi abbastanza facilmente. Adesso i difensori riescono a fare quello, perché il difensore da dietro non può più entrare, ti tiene la maglietta, è ammonito, ti dà due scarpate di fila, viene espulso. I difensori sono un po' limitati su questo, per quello adesso si fanno molti più gol rispetto a prima, perché il calcio è stato privilegiato nettamente la fase di attacco. Se noi pensiamo che ho iniziato a giocare a calcio, che il portiere ti dava la palla e tu gliela potevi ridare, lui la poteva riprendere, e così passavano mezz'ora di partite a farsi pim pim pim, non era sicuramente bello. È cambiato un po' il calcio, sicuramente è calato il livello, la B di una volta era nettamente
secondo me, più forte di quella di adesso in generale. E è cambiato il modo di interpretare il calcio. Adesso è un calcio, secondo me, molto più veloce, molto più improntato sulla fase offensiva rispetto a prima. Adesso le squadre ti vengono anche a prendere nella tua area di rigore. Abbiamo visto che adesso si può anche scambiare dentro l'area di rigore. È un calcio completamente diverso, con dinamiche diverse. Un calcio che è cambiato anche a livello economico, no? Adesso le TV le fanno da padrone sul calcio giocato. Sono loro quasi, anzi, sono loro che determinano le date anche di quando si deve giocare, chi deve giocare il sabato, chi deve giocare la domenica. È un calcio un po' diverso, è anche più difficile trovare la bandiera, no? Adesso è un calcio che il Totti, il Del Piero, il Maldini, il Buffon, sarà sempre più difficile trovare il Chiellini. Perché ti portano a cambiare molto. Rispetto ai miei tempi, si va molto di più a giocare all'estero. A me, per esempio, sarebbe piaciuto andare a giocare, avere fatto un'esperienza estera, però non era ancora il momento, hanno iniziato dopo. E per quanto gli italiani vanno all'estero, siamo ancora quelli che ci vanno meno. Sono più gli stranieri che vengono da noi o girano nelle altre parti del mondo. Perciò è un calcio che è cambiato moltissimo, moltissimo. Prego Maurizio. Ah, una curiosità, Stefan, dei tuoi dei 135 gol in Serie B, rinunceresti a posteriori a qualcuno per averne qualcuno in più in Serie A? Faresti il cambio? Ma sarei bugiardo a dirti di no, sì, anche se ci tengo tutti i miei gol, perché sono tutti fatti con enorme fatica, però è logico che se uno ti chiede se avresti voluto giocare di più in Serie A, non è che dico no perché non ho giocato in Serie A. Certo, mi piacerebbe aver fatto tanta più Serie A, anche perché nel mio, siccome sono sempre abituato a dire come la penso, dentro di me sono convinto che avrei meritato di farne molta di più di quella che ho fatto. Lo pensiamo un po' tutti, sì. Ma poi anche, voglio dire, vinci il campionato anche a Torino, dopo Napoli, e anche lì non hai, come dire, il Torino non ti ha portato dietro in Serie A. Di nuovo una questione anagrafica, economica, come è successo anche lì? È stata anche lì una questione economica perché Camolese voleva partire con me, doveva arrivare Lucarelli, poi sarebbe tornato Ferrante, doveva partire con questi tre qua. Poi Vicenza era appena retrocesso dalla Serie B, dalla Serie A. Gli inglesi avevano detto che era l'ultimo anno e volevano ritornare subito in Serie A. Avevano fatto una squadra impressionante. Io mi ricordo che ero in Sardegna, mi chiama il direttore generale, mi fa: "Sono Sagramola. Ti abbiamo preso dal Torino, abbiamo già fatto l'accordo, dici cosa vuoi fare?" E vai, mi dia un attimo, 2 o 3 giorni di tempo. E dentro me diceva un'altra volta: "Mi fa tornare indietro, porco Giuda." Dice un'altra volta, guarda. Poi mi dà 2 giorni di tempo e intanto vado a vedere sul giornale, perché io intanto non seguo, guardo la squadra del Vicenza, guarda e dico: "Vabbè, a novembre, dicembre abbiamo vinto campionato." Una squadra così forte non ci ho mai giocato, mai. Era fortissimo. Ho detto: "Vabbè." Poi ho visto Fascetti, allenatore che aveva vinto già 8 campionati, non l'avevo mai vinto, l'attore che vinceva dappertutto. Ho detto: "Vabbè, dai." Mi ricordo che li chiamo dopo il mio procuratore un giorno, gli dico: "Vabbè, dai, fai la trattativa." Ha fatto tutto, mi chiama il pomeriggio e mi fa: "Dovresti venire a Milano." Eh no, gli ho detto: "Sono in Sardegna, in vacanza." "No, no, no, noi abbiamo paura che arrivi qualcun altro, ti faccio cambiare idea, devi venire a firmare." Mi ricordo, sono preso l'aereo a Cagliari, sono andato a Milano, sono uscito dai voli, ho firmato in aeroporto, c'era già il dirigente, ho firmato tutto, sono tornato in aereo e sono tornato in Sardegna. Ho solo firmato in aeroporto e sono tornato di nuovo al mare. Mi ricorderò sempre questo aneddoto che a tutti i costi mi hanno voluto far firmare il giorno dopo che gli ho detto di sì perché avevano paura che potessi cambiare idea. Mai cambiato idea dopo aver dato la mia parola, anche se ho avuto le offerte più grandi, però sono uno di quelli che se ti dice così deve essere così per forza. C'è un gol che ti è rimasto nel cuore più di tutti gli altri? Sono due. Uno l'ho fatto con il Napoli, che è quello di Pistoia, sia per l'esecuzione che è stato, adesso che lo vedo, più difficile di quello che pensavo, e poi quello che ho fatto nel derby con il Vicenza contro il Verona,
che è un tiro al volo incrociato. Questi sono i due gol che più io mi sento legato, anche se tutti i gol, ripeto, mi danno bei ricordi, però questi due, se devo dire, due gol sono questi. Io ne ricordo uno bellissimo alla Sampdoria, in Napoli-Sampdoria 1-0, che te ne sei portata avanti di testa, avevi oltrepassato da poco la metà campo e da lì ti sei involato con il difensore accanto che, nonostante tu avessi il pallone, non è riuscito a fermarti, e poi sull'uscita del portiere l'hai trafitto con un tracciante, diciamo, a mezza altezza. È un gol quasi fondamentale, perché la Sampdoria poi non ottenne la promozione in quell'anno, rimase quinta, quindi vincere quello scontro lì fu decisivo. Quell'anno, un gol bellissimo proprio. Quell'anno mi ricordo era Sakic, una roba del genere, quello che mi stava dietro, ma sai, in quel periodo là, quando partivo, ero uno abbastanza veloce, non era nemmeno tanto facile starmi dietro, anche perché una volta che ti metti il difensore alle spalle, se ero in lui, io avrei fatto fallo molto prima di entrare in area di rigore, perché era un tiro, là poteva sicuramente far fallo prima. Sicuramente quell'anno lì è stata una vittoria importante, perché poi abbiamo, con la Sampdoria, mi ricordo, abbiamo vinto in casa e abbiamo vinto a Genova. Sì, Genova, gol di Asta. Abbiamo fatto gol di rigore. È tuo rigore, sì. A Genova abbiamo vinto contro il Genova 1-0. Insomma, vincere due partite a Marassi in un anno non è assolutamente facile. Abbiamo vinto in casa con l'Atalanta. Insomma, col Brescia. Gli scontri diretti abbiamo sbagliati veramente pochi in casa. Difatti, quell'anno lì, sì, mi sa che abbiamo perso solo con il Treviso in casa. 3-2. Sì, 3-2, me la ricordo. E forse anche l'andata ha una scopola incredibile, no, a Treviso, 5, se non sbaglio. 5-1. 5-1, purtroppo, sì. E no, ma l'andata si stentava a trovare un po' il passo giusto. Mi ricordo anche con la Fermana, forse Fermana era già ritorno, una sconfitta quasi. Come si fa? Da, con la Fermana 3-2. 3-2, che avevo fatto con io dell'1-0, poi perdemmo 3-2. Sì, ci sono stati momenti. Quello forse era uno dei momenti più delicati di quell'annata lì, perché poi pareggiamo, mi sembra, in casa con il Savoia. Una roba del genere, insomma, sì, 1-1, mi pare, sì. E là fu un attimo, sì, dove un po' si stava barcollando, però insomma, effettivamente sì, sì, sapevamo il valore di quello. Poi avevamo un allenatore che in quel periodo là sapeva tenerti abbastanza la nave sempre dritta. Sì, e anche lì non fu confermato neppure il buon Novellino, perché forse aveva la nomea, l'etichetta di allenatore vincente in Serie B, ma forse meno adeguato alla Serie A, ma questa era un'etichetta ingiusta, credo. Ma guarda, dico, quegli anni là, quell'anno lì c'è stato un po', purtroppo, sai, quando nel calcio, c'è ancora adesso, no? Il calcio non è proprio del tutto meritocratico, no? Contano moltissimo anche le conoscenze che hai, i procuratori a cui sei legato. Zeman in quel momento là era stato spinto moltissimo, no? Che fosse preso a Napoli, però io sono ancora convinto che se quell'anno lì confermavano il gruppo e inserivano 3-4 giocatori, quell'anno lì ci saremmo salvati con molta facilità. Sì, 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 era una bella squadra, c'era Oddo, c'era Matusalem, c'era Bellucci, appunto. Poi, per carità, è arrivato Nicola Moruso, non è che è arrivato l'ultimo, però tu ci stavi alla grande in quel reparto. No, ma non per quello che arriva, per quelli che sono arrivati, che hai detto un nome che è stato un signor giocatore, ma proprio perché tante squadre si basano anche sul gruppo che tu hai creato, no? La Spalla in questi anni si è salvata, non è che c'aveva i fuori classe, aveva dei giocatori normali, però avevano creato in B uno spogliatoio incredibile, in A hanno inserito quello che poteva essere Petagna, quello che poteva essere altri 3-4 giocatori, e non è detto che quelli dell'anno prima dovevano giocare, però avevi un gruppo forte e sapevi quando questo gruppo stava un po' andando fuori binario e lo potevi raddrizzare. È quello che è stato lo sbaglio, non certo mandare via Sbocco, prendere Edmundo, però io 3-4 perni di quello spogliatoio l'avrei tenuti. Io in primis l'allenatore. Mi volevo agganciare proprio a questo. Intanto ti passo un commento di Valentino Sbocco, quanto mi ha fatto godere, forza Napoli sempre. Grande Vale. Vi saluto. Io volevo chiedere appunto questo, ma adesso forse l'hai accennato sull'importanza dello spogliatoio. Tu comunque sei stato protagonista di tante
diciamo, scalate e quindi di tante promozioni, no? Nelle categorie. Secondo te, qual è il segreto, comunque qual è la formula che comunque permette a un giocatore, come potevi essere tu, nelle squadre in cui eri tu, di fare comunque continuamente sempre questi salti? Perché comunque tu sei stato, credo, anche uomo spogliatoio, no? Capitano nel Vicenza, tante cose, no? Quindi, cioè, ok, la difesa forte, va bene che se c'hai Svock in squadra che fa 25 gol all'anno è meglio, però comunque riuscire a inserirti nelle varie realtà e comunque ottenere sempre un risultato importante. Ma guarda, ti dico, innanzitutto lo spogliatoio è importante, no? È importante perché andare d'accordo e essere sintonizzati sulla stessa lunghezza d'onda è importantissimo. Non è detto che avere uno spogliatoio che va d'accordo e che si remi tutti dalla stessa parte vuol dire che ti devono vedere a cena tutte le sere, no? Con i tuoi amici, con i tuoi compagni di squadra. Io ho avuto spogliatoi dove si andava d'accordissimo, dove abbiamo vinto, ma a cena con le famiglie o vai con una famiglia, due, ma non è che tutte le sere trovavi fuori o una volta a settimana ti trovavi tutti assieme, no? Però sapevamo che quando eravamo dentro quello spogliatoio si era un blocco unico. Quando c'era da riprendere una persona che sapevamo che aveva fatto lo stupidino in giro durante la settimana e che ci sono stati, che magari chi era più giovane, lo si prendeva per un orecchio, però non è che si andava dal tifoso e diceva, oh, ho visto fuori quello. No, lo sapevamo noi, rimaneva lì dentro, lui sapeva che non poteva più sbagliare, se no non serviva che l'allenatore lo facesse fuori perché lo facevano fuori i suoi compagni di squadra. Però prima di dire tutto questo devi essere tu a dare l'esempio, sia in campo che fuori. Perciò devi comportarti bene perché sai che chi è più giovane o chi ha, faccio un esempio adesso perché parliamo di me, Stefano Sbocchi squadra, magari viene osservato più degli altri perché magari è quello che sta più sul giornale oppure quello che è più conosciuto, ma nell'anno di Napoli c'era Lopez, c'era Magoni, c'era Bigica, Matusalem era un ragazzino giovane, aveva 18 anni anche se si vedeva che era un fenomeno, c'era Stellone che però era un ragazzo, perciò Roberto era uno di quelli che dovevi dirgli, oh, questa settimana tranquillo perché c'è da giocarci un'annata intera, eh? Però più di una volta ci sono stati degli scontri con dei miei compagni, ma finiva lì. Loro sapevano che gli dicevo più di una volta con i miei compagni che quando iniziavano ad alzare le mani, che continuavano a protestare in campo, più di una volta gli ho detto non ti voglio più vedere alzare un braccio, una mano, parlare con l'arbitro, perché intanto una volta che l'arbitro fischia è finita, perché prima il VAR non c'era, perciò quando fischiava era finita. Capito? Perciò, sai, quando tu indossi la fascia di capitano, hai qualcosa in più di responsabilità, però non tanto di più, perché poi c'è i vari Magoni, i vari Lopez che non indossano la fascia di capitano, ma all'interno dello spogliatoio contano come conta il capitano, perché è giusto così, no? Ci sono sempre nello spogliatoio i 4-5 leader che devono tenere a bada 20 persone, uno da solo non lo può fare. Assolutamente. E parlavamo prima di Novellino. Per quanto riguarda gli allenatori, Stefan ne hai avuto tanti importanti. Novellino forse è uno di quelli con cui ti sei trovato davvero bene. Ce ne sono altri che vuoi ricordare? Ma con Walter sicuramente bene perché il rapporto è cresciuto anche quando ero giocatore suo, al di là, no, del rapporto giocatore-allenatore. Mi ricordo che finito il campionato di Venezia siamo andati in vacanza assieme a San Benedetto del Tronto, no, insieme a Iachini e ci siamo divertiti tantissimo. Walter è logico che è uno di quelli che ha inciso di più nella mia crescita sia come persona che come calciatore perché ho fatto con lui 3 anni, uno a Ravenna, uno e mezzo a Venezia e ha fatto quasi 4 anni con Walter, perciò ho imparato molto, mi ha trasmesso molto, spero di avergli, anzi sono sicuro di avergli lasciato molto anch'io, ma io ho avuto allenatori preparatissimi, Mandorlini per esempio, uno che con le idee mie si sposava a meraviglia, un allenatore che ha un'idea di calcio offensiva con un 4-3-3 proprio d'attacco e con lui sfiorammo davvero la Serie A Vicenza, ma anche con Gregucci, con Camolese. Dico io, uno degli allenatori che ricordo di più in assoluto è stato quello che ho avuto nel settore giovanile a Trento, che è Ettore Pellizzari. Lui era un ragazzo
e mi ha fatto davvero capire coi calci che potevo diventare un calciatore professionista. Lui davvero mi è stato dietro, mi ha punito parecchie volte, mi ha fatto sudare tanto, però io adesso ho 50 anni e ci sentiamo ancora adesso, e mi fa e gli ho sempre detto che lui è stato un allenatore forse il più importante per la mia carriera da calciatore professionista. Anzi, potrei togliere anche il forse, perché è stato quello che mi ha fatto capire cosa dovevo fare per arrivare a fare il calciatore. Maurizio, ti posso fare una domanda scomoda? Dai, proviamo. Perché dobbiamo in qualche modo riportare sulla terra il nostro amico Stefan. Gli abbiamo riempito di complimenti, sono tutti ovviamente meritatissimi, e ti volevo chiedere, secondo te, qual era il suo limite come calciatore? Ce n'è tanti. Scomodissima come domanda, perché comunque l'aspetto che mi ha più colpito, cioè se devo analizzare 135 reti in Serie B e vado a vedere anche chi sono gli altri, io dico, ma gli altri sono quasi tutti uomini d'area di rigore. Lui non era il rapinatore d'area, era uno che svariava su tutto il fronte offensivo. Quindi, come dire, questo limite di sicuro non ce l'aveva. Non lo so, forse... Guarda, è una domanda scomodissima, non riuscirei a trovare un limite per quello che mi ricordo. Un napoletano fa fatica a trovarmi un difetto, te lo dico. No, ma certo, avrei dovuto forse visionare con più attenzione tutte le altre annate, perché di quell'anno e mezzo lì trovare un difetto ce ne vuole, proprio trascinatore assoluto. Un mio difetto che mi sono sempre riconosciuto io, non avevo un gran tiro. Se tu guardi da fuori area non ho fatto tantissimi gol, e quando li ho fatti è perché ho preso il 7. Una cosa che mi sarebbe piaciuta migliorare del mio aspetto tecnico è quello di saper calciare meglio in porta con più forza. Poi altri difetti ne avrò avuti mille, perché tutti i giocatori perfetti non ce n'è, se non il numero 10 Riccio, che usava un piede solo, però come usava quello è come se ne avesse avuti tre di piedi, perciò sì, ecco, forse sì, la potenza. Adesso mi è venuto in mente un altro gioiello, mi è venuto un gioiello di gol con l'Alzano, che giocava in Serie B, una squadra lombarda, no? E te la sei fa una specie di ruleta, te la muovi in area di rigore con la suola, ti giri su te stesso e poi la metti all'angolino. Forse tre nella stessa partita ne avevi fatti, se non mi ricordo male. Due, però uno con un gioco di prestigio con cui si è liberato il tiro. Me li ricordo un po', perché con questa quarantena ho fatto mille dirette, tanti li ho fatti vedere, mi ricordo tutti ormai. Allora te l'hanno riproposto in tutte le salse. Senti, ma cosa si dice ad Azzon? Riusciamo a ripartire o la vediamo grigia? Ma guarda, quello che si dice è che la Serie A sta facendo di tutto e secondo me si potrà ripartire. Oggi è uscito delle notizie anche riguardanti la B, perché la B, non avendo i problemi delle coppe, può spostarsi anche in avanti, può finire anche ad agosto. Perciò adesso stanno cercando anche di fare in modo che possa ripartire la B. Deve iniziare tutto con la Serie A. Io penso che alla fine la Serie A possa riprendere, perché oltretutto sarebbe anche un grossissimo danno economico, ma non per il calcio, per tutto lo sport, perché non dimentichiamo, certo, che con quello che il calcio fa girare di soldi si mantiene tutto lo sport in Italia. Sì, il principio di mutualità. Esatto, lo dicevamo, lo ricordavamo prima di salutarti, nel senso che è un segnale importante anche a livello sociale, ma poi a livello economico, se riparte il calcio per tutti, è una buona notizia per i tifosi, ovviamente in sicurezza quando si può, siamo tutti d'accordo, no? Questo è un momento tragico, quindi si guarda prima all'aspetto della sanità, all'aspetto della sicurezza, però sarebbe un segnale molto importante.
sicuro. Allora, con la sanità, con la sicurezza della salute non si scherza e non si può scherzare e non ci permetteremo mai di scherzare. No, noi possiamo solo dare il nostro parere, che è quello di non essere virologi, perciò non sappiamo in che condizioni siamo messi oppure ancora su che contagio c'è. Però sembra che le cose stiano andando meglio, sembra che i giocatori possano, con strutture importanti e con società che hanno a disposizione i centri sportivi con determinate regole, possano tornare a giocare. E se c'è una speranza, io sarei per il sì, anche perché ho sempre detto che è un aiuto anche a livello sociale, perché se dovesse prolungarsi questa quarantena per le persone che stanno in casa, fargli vedere calcio sarebbe anche un riposo mentale, diciamo, no? Almeno c'hai la tua squadra del cuore, ti sfoghi il calcio, ti chiami con gli amici, parli di calcio, hai visto la squadra, non hai visto la squadra. Cioè è un riprendere piano piano, però con una cosa che per gli italiani è importantissima, che è il calcio, ma lo è per tutti nel mondo, l'importanza del calcio. È logico che quando parli di calcio, perché ho sentito anche commenti di altri sport, pensate sempre al calcio, pensate sempre, ma non è perché il calcio effettivamente ha un'importanza socio-economica diversa rispetto ad altri sport. Ecco perché si parla più spesso di calcio, non perché i giocatori devono essere privilegiati, perché proprio hanno un indotto diverso, c'è poco da fare. Se noi prendiamo Ronaldo e prendiamo Stefan Zvok, vedrai che parleranno tutti di Ronaldo. Non penso che parlino di me, parlano di Ronaldo, perché? Perché è giusto parlare di Ronaldo, fa girare una montagna di soldi, eh? È giusto così, ma non è che sarei invidioso di Ronaldo perché, anzi, si fa girare tanti soldi, che poi si parla dei giocatori, ma che indotto c'è di persone che lavorano per il calcio? Magazzinieri, dottori, quelli che lavano, quelli che il pullman, quelli che lavorano allo stadio, quelli che lavorano in sede, cioè, ce ne sono tantissimi, non ci sono solo i giocatori nel mondo del calcio. Stefan, ti voglio, e poi dopo do la parola a Gale per una chiusura. Chi è lo Stefan Zvok del 2020? Chi è? Ah, Lo Stefan Zvok del 2020. ma guarda, posso dirti, ma in Serie B o anche Serie A? Chi vuoi? Serie A anche. Guarda, io mi auguro che possa essere Mertens, che possa fare 20 gol e che possa alla fine non essere lo Svok, che vuol dire che se ne va via, ma che possa rimanere, perché per me è un giocatore importantissimo per quella squadra, perché è il giocatore non napoletano più napoletano di tutti. E in una città come Napoli, saper vivere la città è importante. Comunque il nostro Ce amico l'auguriamo che rimanga. tra Ronaldo e Svok sceglie Svok tutta la vita. Bravo, grazie. Guarda, noi non a caso siamo contenti e ti ringraziamo di essere stato in diretta su Radio Grok questa sera, perché siamo davvero di quelli che tutti i giorni scelgono Stefan Zvok quando parlano di calcio, quando parlano di Serie B, quando parlano di questi argomenti che ci stanno tanto, tanto a cuore. Quindi io non voglio dilungarmi più di tanto perché l'abbiamo fatto veramente perdere un'ora, però spero che sia stato anche per te piacevole in qualche modo. Ti voglio davvero ringraziare ancora una volta a nome anche di Riccardo e di Maurizio con i quali condivido questo spazio ormai da anni in cui, ripeto, parliamo del calcio come passione. Io volevo dire a Stefan che se torna a Imperia rispetto a quegli anni della che raccontava, ci sono gli ascensori che vanno dal Duomo alle spiagge. Non sempre funzionano, ma almeno sono un risparmio di fatica sugli scalini. Ecco, quindi Mi se ti ricordo capita, magari fai meno potrà fatica. capitare, Ecco. potrà capitare. Tanto io vi ringrazio per avermi dato questo spazio qua e mi sono divertito veramente tanto, ma ti dico la verità, se non lo facevo volentieri non sarei stato qua, perché non sono obbligato. Un attimo bloccato. Vediamo se si sblocca. Beh, il tempo inesorabile passa. Lo aspettiamo sicuramente e ne approfitto per dire anche che Riccardo, se viene in Peria, è dei nostri. Certo, chiaro. Cioè,
Ovviamente, ovviamente è dei nostri senza neanche Tieni il stare. contatto, tienilo, Io azzarderei anche un 2 contro 2 a calcio tennis. Allora, io penso che Stefan abbia adesso avuto un attimo un problema di connessione, ovviamente, e infatti adesso è uscito, magari poi rientra al volo per salutarci, glielo scrivo, tanto Gale, se vuoi un attimo, tanto che io scrivo, Sì, concludere certo. Guarda, la serata, io. alle prossime volte perché abbiamo ancora delle cose Sì, che muovono. noi abbiamo fatto un percorso in qualche modo ascetico, visto il periodo, nel senso che non ci siamo cibati di calcio e allora abbiamo pensato, ma con chi abbiamo piacere di parlare? Allora, abbiamo piacere di raccontare delle storie di calcio e effettivamente ci siamo riusciti, perché con un occhio sempre al calcio locale, in questo mese abbiamo parlato con Filippo Galli, uno degli incisivi, Gasbarroni. con Gasbarroni, uno dei più forti, con la Linari, la più forte da un punto di vista anche caratteriale di un movimento. Abbiamo parlato diversamente con i vari lati del calcio. Stefan Zweig è uno di quelli che ci piace di più, lo ripeto ancora una volta, ma non la finiamo qua, perché abbiamo degli assi o dei re o delle donne o dei fanti, delle carte, dei punti da giocare, per cui visto che la fase 2 non sa bene quando inizia e come inizia, noi continuiamo a raccontare qualcosa anche su questo sport, sul calcio, perché ci fa piacere, perché ci facciamo compagnia e speriamo di fare una cosa interessante, gradita anche a molti a casa. Non so se Riccardo vuoi dare già qualche nome, perché io sono sempre molto. Non dimenticare Gale Alessandro Lupo, abbiamo parlato anche con lui durante la quarantena. Assolutamente, un occhio di riguardo sempre comunque per l'Imperia, speriamo, squadra di Serie D e per il suo mister, prima di tutto. Assolutamente. Prima di chiudere, mi è arrivato adesso un messaggio da parte di un mio caro amico che giocava a calcio insieme, che è Alessio Stamilla, che poi anche lui magari lo possiamo sentire perché comunque ha calcato i campi della Serie B, anche lui ha calcato campi della Serie C, campi importanti. Anche lui che mi ha detto di salutargli tantissimo Stefan Zweig. Adesso non so se ci ha giocato insieme, però magari sicuramente contro ci avrà giocato di sicuro. E quindi saluto poi dopo chiaramente Stefan ad Alessio, che anche lui è stato un prodotto, diciamo, della nostra provincia, diciamo, a livello calcistico altissimo, perché comunque tantissimi anni in Serie C, tantissimi anni in Serie B, ha avuto Sarri alla San Giovannese, giocava con tante persone, Nainggolan, Moscardelli, no, lui ha giocato in palcoscenici importanti, Verona, campi importanti. E nulla, Gale, io direi che come al solito vi ringrazio, ringrazio l'avvocato Maurizio Mattioli A che è stato te. qui con noi questa No, sera. no, non ne fai nomi. E ringrazio. Non ho capito, Marco, mi ha dato via un attimo la voce. No, io ve velatamente avevo Ah, il detto nome di che chi verrà, abbiamo qualche l'ho carta, no? Sai che noi, capito. però Riccardo lo vedo molto. Diciamo Cagliari. Cagliari faceva parte di un tridente abbastanza importante a Cagliari, dai. Gli amici isolani saranno già in fibrillazione. Ci ha passato il contatto, gli fa piacere parlare con noi, magari sabato domenica riusciamo ad averlo qui e lasciamo così. Cagliari faceva parte di un tridente, lui molto, molto dritta, molto Perché veloce. Riccardo, poi noi faremo uno speciale sul gioco più bello di tutti i tempi sul calcio, che è Daltone e Azzubizarreta, e noi ogni volta diamo un indizio e io poi vado a giocare a questo gioco che spiegheremo per vedere chi indovina quale sarà il prossimo ospite di Radio Grocca e di Torgale. Assolutamente. Ragazzi, io vi saluto, evviva l'Editor Gale, evviva Radio Grocca, anche stasera l'abbiamo superata, Svocca alla fine ce l'abbiamo avuto Sì. in una maniera o un'altra, è stata Col una batticuore poi è andata, ecco. bella, Grazie
una bella puntata, perché comunque anche Stefan è una bella storia che abbiamo raccontato, perché appunto dopo 9 anni magari che uno sta nelle serie minori, sognare la Serie B, sognare la Serie A, comunque come abbiamo detto all'inizio è veramente una storia importante, che lui comunque è riuscito a concludere con lieto fine. Quindi ragazzi, ci vediamo prossimamente e statemi bene, dai. Seguite Radio Grok. Domani, ore al pomeriggio, c'è Margherita Zanin, cantautrice savonese delle nostre zone, molto brava. E alla sera, molto importante, avremo l'Anfas di Imperia, che in questo periodo, anche con i ragazzi dell'Anfas, per l'appunto, hanno organizzato un sacco di iniziative, un sacco di situazioni carine per comunque tenersi sempre in contatto e tenerli tutti in contatto. Bene ragazzi, grazie di tutto. Bye.